Andrea Dara, onorevole della Lega e vice sindaco di Castiglione delle Stiviere, negli studi di Tempo Radio per filo diretto. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno onorevole Dara e vice sindaco. Noi invitiamo gli ascoltatori sempre a partecipare alla trasmissione, ricordiamo il numero per mandare sms e messaggi WhatsApp che è il 348-3188-339, lo ripeto 348-3188-339, per chiamarci invece il numero è lo 0376-631709. Allora, dunque, parliamo come deputato? Cominciamo con questo? Va bene. Cominciamo con questo. Allora, onorevole Dara, che cosa avete fatto a Roma in questo periodo? Tanto fa meno freddo di qua. Ma più o meno. Sì, quasi. Quasi. Va bene. Più o meno, qua fa sicuramente più freddo qui dalle nostre parti, però quello anche l'anno scherza. Ho capito. Allora. No, vabbè, ieri. Abbiamo già una chiamata. Abbiamo una chiamata, quindi. Allora, prego un attimino l'ascoltatore di pazientare un attimino. Che passo mettere di qua, passo sotto. Sì, facciamo mettere all'onorevole, facciamo mettere la cuffia. Eccoci qua, vediamo se riusciamo. Ok, allora, ci siamo. Dunque, vediamo che abbiamo. Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno. Volevo fare una domanda per cortesia. Sono stati acquistati i moduli per gli allievi. Chi li ha pagati? Sì, rispondo. Sì. Allora le faccio rispondere tramite radio. No, aspetti. Ah, no, rispondo. Ne ho un'altra. Mi voglio spiegare, per cortesia. Inizialmente dovevano essere pagati dal Ministero perché erano state stanziate le risorse per diversi comuni di tutta Italia. Il Ministero ci aveva dato l'ok per il finanziamento, poi all'ultimo momento ci ha detto no, guardate, le risorse non ce ne sono, sono finite, quindi dovete arrangiarvi. Quindi la spesa è stata a carico del Comune, adesso l'esatta cifra non la ricordo, dovrebbe essere sui 70.000 euro per gli 8 mesi che serviranno. E il vecchio Comune in via Pretorio, non ci stavano le 3 aule che è vuoto? Via Pretorio? Dove c'era la pretura e il vecchio Comune, tutto vuoto, non ci stavano 3 aule e i soldi dei cittadini castiglionesi potevano rimanere mica in cassa? Purtroppo per delle normative che sono richieste dal Ministero e anche dei presidi non si poteva, abbiamo guardato più di un sito a Castiglione Stiviere, ne abbiamo guardati ben 3, tutti e 3 avevano delle criticità non da poco, anche perché erano distaccati dalla sede centrale di Viale Maifredi e in più c'erano dei problemi in merito alla sicurezza, c'erano dei problemi in merito al riscaldamento, c'erano dei problemi che ci hanno sollevato ai quali noi ci siamo arresi a questo punto e abbiamo fatto come hanno fatto diversi comuni, quindi il comune di Milano, il comune di Mantova, tanti comuni anche della provincia che hanno acquistato questi moduli didattici come del resto hanno consigliato anche il Ministero. Noi ci siamo tenuti a quanto ci è stato chiesto e quanto, certo, ci è stato detto. Certo. Purtroppo davanti alla sicurezza poi dei nostri alunni non possiamo fare altro. Certo, certamente no, ma infatti la sicurezza innanzitutto, ovviamente. Ringraziamo comunque l'ascoltatore che ha posto la questione, se vuole può togliere la cuffia perché tra l'altro è caduta la linea, tra l'altro. Quindi stavamo dicendo invece, no, che cosa avete fatto a Roma allora? Vabbè, questa settimana è stato votato lo scostamento di bilancio che è il quarto da inizio pandemia. Sono stati stanziati altri 8 miliardi purtroppo in deficit come ben sapete e sono stati approvati da entrambi le camere. Non è la prima volta che anche l'opposizione lo fa, anche perché lo scostamento servirà a finanziare aiuti e indennizzi alle categorie più colpite e quindi è stato votato per questo motivo. Voglio ricordare che già nel primo decreto, il decreto Cura Italia, erano stati stanziati 25 miliardi, nel decreto rilancio 55 e nel famoso decreto agosto altri 25. Questo permetterà a breve di andare a finanziare l'ennesimo, purtroppo, perché qui c'è una male organizzazione del governo, il quarto decreto ristori.
che andrà in soccorso a tutte quelle aziende che in questa fase hanno l'obbligo di tenere chiuso il proprio esercizio commerciale o proprio la propria attività. Noi abbiamo pensato di essere, come abbiamo fatto altre volte, responsabili, perché come ben sapete serve la maggioranza assoluta. Già una volta, se non ci fossero stati i voti del centrodestra, le nostre partite IVA, comunque il nostro tessuto economico, non avrebbe ricevuto delle risorse in tal senso. Ci è stato promesso che questa volta si aiuterà in modo forte tutte queste partite IVA. Noi ce lo auguriamo, perché è una promessa che hanno fatto pubblicamente, e speriamo che effettivamente vada a buon segno. Io voglio ricordare che in questa fase purtroppo ci sono attività che comunque stanno lavorando e cioè, per fortuna ci sono attività che stanno lavorando e quindi riescono a garantire i propri stipendi e i propri dipendenti e anche a mantenere il fatturato, ma ci sono tante attività che purtroppo hanno i propri dipendenti in cassa integrazione ormai magari anche da tempo e dove non percepiscono lo stipendio pieno. Sappiamo anche le problematiche inerenti alla l'erogazione della cassa integrazione, che in tanti casi diverse aziende, diversi dipendenti stanno aspettando da più di 3 mesi. Quindi servono degli aiuti concreti. Io non so cosa deciderà il governo tra qualche giorno, se ristabilirà delle zone gialle a quanto si apprende in giro per l'Italia, o quelle rosse potranno diventare arancioni. Sta di fatto che da quel che apprendiamo è che diverse attività purtroppo non riapriranno. Quindi ci è sembrato corretto dare il contributo, perché noi prima di tutto teniamo il paese, teniamo il nostro tessuto sociale ed economico, e poi sicuramente vengono le critiche, perché questo voto non esclude a volte delle critiche per le operazioni che fanno, i decreti che vengono fatti in fretta e furia, senza pensarci più di tanto sopra a quello che viene emanato. Quello che mi fa rabbrividire è che sono state assunte 400 tecnici giù i ministeri per regolamentare o comunque preparare questi decreti che dovrebbero andare in soccorso delle attività più svantaggiate, e spesso e volentieri ci accorgiamo che il lavoro che viene svolto da queste 400 persone non è assolutamente corretto, e spesso e volentieri si dimenticano di tante categorie. Quindi noi vigileremo su questo. Di proposte ne abbiamo fatte, ieri si è riunita anche la commissione attività produttive dove io partecipo, e sono state portate delle nostre proposte, alcune, pochissime in realtà, sono state accolte. Vedremo nelle prossime settimane cosa accadrà. Succede di dimenticare, si ricorda il censimento, noi conduttori radiofonici non siamo mai comparsi. Sì, ma ci sono state anche delle categorie, ad esempio sono andati in soccorso ai ristoratori o comunque ai bar e alle discoteche che sono chiuse, ma a sua volta non sono stati, non è stato pensato di indennizzare, ad esempio, chi fornisce alla fine, esatto, i ristoratori, esatto, e bar o comunque le discoteche, perché anche quelli in questa fase sono in grossissime difficoltà, perché a sua volta, essendo chiusi, non riescono. Certo. Quindi c'è una filiera dietro che con attenzione andava sostenuta. Noi le nostre proposte le abbiamo fatte, vedremo gli sviluppi nel breve periodo. È strano, siamo anche il paese del traffico su gomma, tra l'altro, per eccellenza, per cui proprio dimenticarsi proprio dei fornitori, mi pare veramente. Sì, i lavoratori autonomi e i commercianti in generale non sono stati, tanti di queste categorie non sono stati aiutati, non ci hanno neanche pensato. Certo. Quindi fa specie che 400 persone ben remunerate e assunte dal governo non ci abbiano pensato, lo trovo veramente assurdo. Ecco, e poi le possiamo chiedere anche dei decreti sicurezza che sono stati cambiati, no? Sì, settimana prossima saranno in discussione in aula, sono cambiati in peggio, perché dal nostro punto di vista qui ripartirà
tutta la famosa mangiatoia delle cooperative, visto e considerato che si stanno allargando le maglie. Con il governo iniziale, il governo giallo-verde, si era dato un giro di vite, infatti gli sbarchi erano diminuiti di molto, erano stati tagliati un po' di fondi comunque alle cooperative che comunque gestivano questi flussi migratori. In tal senso, col nuovo decreto si darà più spazio alle ONG per fare il proprio lavoro. Una volta c'erano delle sanzioni ben specifiche se non erano accordati gli sbarchi con il governo, oggi invece avranno mano libera. Questo veramente è assurdo, proprio in un momento dove comunque il paese è già in grossissima difficoltà sia sanitaria e sia ed economica. Portare e modificare in questa fase i decreti che non faranno altro che aumentare i flussi migratori nel nostro paese lo troviamo veramente, veramente assurdo. Per lo più non so come il Movimento 5 Stelle possa votare una modifica a questi decreti sicurezza quando nel primo governo giallo-verde, quindi con la Lega, aveva votato l'esatto contrario. Quindi vedremo cosa accadrà settimana prossima. Noi naturalmente andremo avanti con la nostra battaglia, la nostra proposta, cioè di non modificarli in questa fase, di lasciarli esattamente come erano. Poi credo che le problematiche del paese siano altre e al primo posto in questa fase sia proprio la questione sanitaria ed economica. Trovo assurdo, come ho trovato assurdo 15-20 giorni fa, discutere dell'omofobia in un periodo dove sicuramente è importante, non lo discuto, ma credo che nella graduatoria delle 10 priorità del paese queste siano le ultime da andare a modificare o comunque discutere. In futuro ci sarà sempre spazio, per carità. Certo. Direi fermiamoci un attimino con Andrea Dara, deputato della Lega e vice sindaco di Castiglione. Ci troviamo tra un paio di minuti, poi leggiamo anche i messaggi, sono tantissimi. Andrea Dara, vice sindaco di Castiglione e deputato della Lega, questa è la seconda parte di Filo Diretto con gli ascoltatori. Allora, tra poco diamo voce anche ai messaggi. C'è altro da aggiungere sui decreti di sicurezza? No, vabbè, la settimana prossima vedremo gli sviluppi e vedremo che cosa decideranno i parlamentari in aula. Come ripeto, non ci sembra opportuno in questa fase insistere nella modifica di questi decreti, che non faranno altro che causare problematiche oltre a quelle che abbiamo già in questa fase al nostro paese. Allora, guardi, adesso c'è un messaggio per il vice sindaco che mi introduce su un altro argomento, perché arriveranno 8 telecamere di quelle che leggo le targhe. Comunque il messaggio è questo, rispondiamo, dice: mocca la lei Dara, che col Velox ci state massacrando. Guarda, mi sa che qualcuno ha preso la multa qua. Ah, può essere che l'abbiano presa, e però non riesco a capire. 700 ne avete dato. Non so, sono una media di 35-40 al giorno. Le segnalazioni che avevamo avuto probabilmente dai cittadini che abitano nella zona e non solo erano effettivamente corrette. Io voglio ricordare che è ben segnalato, a differenza di autovelox in giro per la provincia di Mantova o di Brescia. Questo ha anche il rilevatore di velocità, posto circa, adesso non ho idea, 50 metri prima dell'autovelox, dove ti indica la velocità che stai facendo e fai in tempo a frenare. Esatto. Noi cioè, il rilevatore è stato messo anche per comunicare comunque al conducente la velocità che sta facendo, e quindi non è il nostro intento fare cassa, è proprio l'intento è di fargli andare a piano, ma evidentemente non viene percepito. Le velocità che sono state elevate nell'ultimo periodo sono veramente alte. Se un 50% rimane all'interno dei 10 km orari, l'altro 50% varia dai 20 ai 50 km orari in più. Esattamente questa settimana sono state rilevate diverse velocità. Al posto dei 70 km orari c'era gente che faceva i 118, 128 km orari, addirittura 138 km orari, quindi quasi il doppio della velocità che è prevista. Quindi non si capisce
il parquet, nonostante sia ben segnalato, queste velocità così pazzesche. Quindi speriamo che diminuiscano e che col tempo la gente capisca che in quel tratto di strada bisogna limitare la velocità, anche perché lì c'è un incrocio, esatto, è stato segnalato da diverse famiglie che è molto pericoloso e non avevano tutti i torti. Assolutamente, assolutamente. Targhe, cioè telecamere leggi targhe, dove arrivano? 8. Sì, allora, come avevo già anticipato nelle trasmissioni precedenti, oggi Castiglione delle Stiviere, oltre al sistema di videosorveglianza che consiste nell'avere sul territorio più di 100 telecamere, come ben sapete abbiamo 8 rilevatori di targa, si chiama sistema Varchi, nelle 8 vie di accesso, le 8 vie principali di Castiglione delle Stiviere. Per completare e avere la certezza di chi entra e di chi esce da Castiglione delle Stiviere, abbiamo pensato di inserire altre 8 di queste telecamere nelle vie secondarie di Castiglione delle Stiviere. Ve ne elenco, una è in, verrà installata in via Dottorina, che incrocia con via Berrettina, una verso via Carpenedolo e via Roversino, una all'incrocio tra via Fichetto e via Bertocco, all'altezza del ponte verso Santa Maria, una in via Santa Maria delle Rose che incrocia con via Ceratelli, l'altra tra via Botteghino all'altezza dopo il cimitero, diciamo, poi in via Mantovana Vecchia all'incrocio del all'altezza dell'incrocio nuovo, via Barca di Solferino con l'incrocio di via Bertasetti e anche nella zona di via Gerra all'altezza di Indecast. Quindi avremo sotto controllo praticamente quasi praticamente il 99% degli accessi su Castiglione Stiviere. Queste telecamere serviranno proprio alle forze dell'ordine per velocizzare le indagini per furti che possono accadere sul territorio, ma anche per altri fatti più gravi. È volontà proprio dell'amministrazione proseguire su questa strada, anche perché era stato fatto un accordo in passato tra questura, prefettura e l'arma provinciale dei carabinieri, e vogliamo rispettare questo impegno. So che diversi comuni anche che circondano Castiglione e Stiviere si stanno impegnando in tal senso. Io credo che sia una spesa corretta per cercare di dissuadere i malintenzionati che spesso purtroppo circolano sul nostro territorio e che commettono a volte reati meno o gravi o comunque furti, come ho detto prima. Esatto. Le leggo dei messaggi, dunque cerco di unirle, quelle per l'onorevole. Onorevole Dara, lei è bravissimo come politico, però ultimamente Salvini non mi piace più di tanto, mi piace di più Zaia, dice un messaggio. C'era un altro, scusi Dara, lei fa mica parte della commissione attività produttive, io ho comprato un negozio a febbraio e non ho bilancio 2019, in pratica non ho niente, dico ho assunto due, ho pagato licenza, ho comprato mobilio, attrezzature, pago affitto da gennaio e nessun aiuto, punto di domanda. Su questo ho presentato proprio un emendamento sperando che è al Senato, sarà discusso al Senato, diciamo suggerito a alcuni miei colleghi, perché mi sono stati segnalati tanti casi di questo tipo, e è corretto anche che queste persone molto arrabbiato, purtroppo... Io l'ho molto pulito il messaggio. Sì, perché non c'è il riferimento del fatturato dell'anno prima, se è aperto a gennaio o febbraio purtroppo non c'è... Non ha 2019. Non esiste, quindi in qualche modo va trovata una soluzione per indennizzare anche questo tipo di attività. Insomma, noi le proposte le facciamo, poi bisogna vedere se vengono accolte. Io mi auguro che esista il buon senso da parte della maggioranza di governo, anche perché non dobbiamo mettere l'ideologia su questi temi. No, cioè, quando un'azienda è in difficoltà, una partita IVA in difficoltà, che comunque ha sotto dei dipendenti, che alla fine dell'anno paga le tasse, queste tasse poi servono comunque per la collettività, io credo che non siano né di destra né di sinistra né di centro, è solo buon senso, e mi auguro che prevalga questo. Noi insisteremo in tal senso per far sì che queste proposte vengano portate avanti.
Assolutamente. Allora, Andrea, i ristoranti e i bar sono chiusi dappertutto. Sono stato a Norimberga un mese fa e sono appena tornato da New York, dice Ivano. Va bene, ok. No, non ho dubbi su questo, però dall'altra parte, in tempi più rapidi, io ho visto quello che fanno in Germania, ho visto quello che viene fatto in Francia o in Austria, comunque gli interventi sono più veloci, più mirati, più ordinati. Qui c'è una confusione. Se pensiamo al decreto ristori, siamo arrivati, ne abbiamo fatti tre, adesso arriverà il quarto nel giro di qualche mese. È assurdo continuare a fare decreti per continuare a correggere errori che vengono fatti o dal governo o da questi 400 illuminati assunti dal governo, che non ne azzeccano neanche una, secondo il mio punto di vista. Cioè, quantomeno fanno le cose basilari, ma riescono a farle anche dei ragazzi di 18 anni, magari appena usciti dalla scuola, magari gratuitamente, non spendendo soldi pubblici come stiamo facendo adesso. Quindi un po' più di serietà nei confronti comunque di chi in questo momento in difficoltà servirebbe. Allora, altro messaggio: faccia venire ancora aziende a Castiglione così evitiamo le crisi del lavoro. Le chiedono anche se sa se si potrà almeno uscire dal comune tra qualche tempo. In teoria la provincia di Mantova e la regione Lombardia a breve, nel weekend, dovrebbero annunciare che diventerà zona arancione, però queste sono solo voci che ho sentito ieri nei corridoi, nei palazzi romani. Vedremo se effettivamente sarà così. Quindi ci sarà un po' di più, un po' diciamo che da zona rossa a zona arancione non è che cambi tantissimo. Certo, se fosse zona gialla, se l'RT effettivamente è calato o calerà ancora nelle prossime ore, potremmo anche arrivarci. Tutto dipenderà dalle ultime ore, da cosa accade, certo, nelle ultime ore. Poi le chiedono, dunque, lavoro in piazza Dall'O, devo passare sotto i portici di piazza Dall'O, una schifezza perché ci sono i guadagnapiccioni. Ce n'era anche un altro che si lamentava, pupù dei cani e dei guadagnapiccioni. Abbiamo dato mandato agli Indecast proprio settimana scorsa per effettuare pulizie di marciapiedi proprio per queste problematiche. Poi ancora, vediamo, Dara, salve, create un ufficio di consulenza, probabilmente come comune questo, per capire quello che voi politici di Roma scrivete, che non si capisce mai niente. Vabbè, su questo non ha tutti i torti. Effettivamente io mi rendo conto a volte che vengono fatte delle proposte, dei decreti, delle proposte di legge dove effettivamente diciamo che ci vuole un avvocato per leggere tutti questi articoli di legge. Al posto di semplificare, io vedo tutti gli anni si parla di decreti semplificazione, io li chiamo decreti complicazione, perché effettivamente non sono semplici da leggere, e secondo me al posto di sburocratizzare aumentano la burocrazia. Allora, poi altro messaggio: onorevole Dara, ormai questo governo rimane fino a scadenza, sperando che dopo gli italiani li votino ancora. Ah, perché loro, il governo spera, ho capito adesso. Poi, parcheggio del Castello quando? In teoria con l'anno nuovo dovrebbero iniziare i lavori, ma è un, diciamo, non è la delega del mio assessorato. Quando sarà presente o il sindaco, comunque l'assessore dei lavori pubblici, vi elencherà esattamente quando inizieranno i lavori. Allora, siamo in chiusura, noi ringraziamo tantissimo l'onorevole Andrea Dara, onorevole della Lega e vice sindaco di Castiglione. Le chiediamo come vuole salutare i suoi concittadini. Beh, speriamo, innanzitutto vi ringrazio perché tutto sommato, nonostante i contagi siano sicuramente aumentati a Castiglione con la seconda ondata, abbiamo riscontrato che diciamo sono stati molto attenti e non abbiamo rilevato su Castiglione Stiviere particolare difficoltà nel non rispetto delle regole. Continuiamo ad andare avanti con la massima attenzione, perché più si sta attenti e più ne usciremo prima del tempo. Questo mi raccomando, tuteliamo soprattutto le persone più anziane, stiamo attenti ai comportamenti, soprattutto i giovani che spesso e volentieri vogliono sicuramente uscire, vogliono in questa fase, sono stanchi magari di stare in casa la sera, però dobbiamo anche pensare alla tutela dei nostri genitori, ma anche dei nostri nonni. Certo, grazie a tutti. Ad Andrea Dara, grazie.